Yes. Siamo qui, in palestra, guardiamo fuori, piove, e piove, e si vede anche dalla finestra. E io, il rap numero uno, nessuno mi tiene testa. Poi sto col Biagio, mentre guardiamo la partita di palla, volo, vado in giro come Sebastiano da solo. Wow! Un canestro, tante palle, solo obiettivo, quello di vincere. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Dai, io non cambia, stronzo. Ma questo è da ieri. Troppo stanco per dormire, come pellico mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini. Le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muschio, di qualcuno rimane solo il teschio. Certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro mi ritrovo in mano ricordi talmente sparsi che non possono più collegarsi. Presto o tardi andranno persi nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere. Mai promettere se non sei in grado di mantenere, guarda caso, più scrivo più temo di non averlo del tutto compreso. Timoroso di voltarmi per guardarvi e riconoscervi, vivo nel presente, tanto va così. Ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice. Troppo poco stanchi per dormire, dentro la cornice si emerge dal profondo fino in superficie per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice. Niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta in bilico tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille più inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore, per il malumore. Pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano di tanto in tanto come un classico che mi rilego con piacere mentre già pregusto il prossimo. E i tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici. Si può cenare qui stasera, scatto primi piani eterni per non dimenticarci. Perché va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi restano a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice. Ancora troppo stanchi per dormire, va così, ti accorgi che lo scatto è mosso e fuori fuoco, ma è troppo tardi per fare uno spreco dei momenti che affronti, degli imprevisti che ti tocca vivere, pagando in contanti per poter scrivere di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice. Ancora troppo sveglio per dormire.